Pensavo fosse solo un incubo. E invece, purtroppo, questa mattina mi sono svegliato ed era tutto vero. Vi dico la verità, non avendo guardato la partita, non riesco proprio a essere mortificato, a essere cioè, tanto ormai è un anno che siamo distrutti. Non ce la faccio proprio, però quello che è successo ieri è veramente la chiusura di un cerchio partito, adesso vado a memoria, il 13 di aprile del 2017. 13 aprile del 2017. Un ciclo durato 7 anni, 7 anni con praticamente, senza praticamente, un trofeo solo. Mentre loro dal 2017 a ieri sera, 7 trofei, 7 trofei. Sette trofei, tutti diranno, ho capito, ma quei debiti, noi siamo sostenibili, noi abbiamo il verde del bilancio, però intanto sono sette trofei a uno in 7 anni, quindi un trofeo all'anno. 13 di aprile del 2017 c'è stato il closing, ve lo ricordate? Quando il buon vecchio, non, no, neanche Berlusconi, perché secondo me quello non è stato Berlusconi, sono stati i bastardi dei suoi figli, che hanno costretto il padre a vendere quello che era praticamente un impero. Aveva costruito un impero, sappiamo che Berlusconi costruiva solo imperi. A vendere a un cagariso, che molti dicevano che era un prestanome, era un burattino di Berlusconi, però fatto sta che è stato venduto il Milan a un cagariso, che poi dopo ha provato, lui perlomeno ci ha provato, era un simil Zhang, ha provato a buttare soldi, non si sa da dove siano provenuti quei soldi lì. Ci ha provato perlomeno a far diventare il Milan, a far rimanere il Milan sulla cresta dell'onda, non riuscendoci puntualmente l'anno dopo. Quindi, primo anno fallimento. 2018 subito, perché lui il closing non l'ha più potuto fare, non ha potuto più pagare la rata. E allora passiamo di mano agli americani. Gli americani strozzini. Tra parentesi, strozzini, hanno fatto qualche accortezza, spendendo di meno, mettendo i conti a posto, perché il cagariso aveva fatto un buco clamoroso, un tonfo nell'acqua mai visto, riuscendo nella grandissima impresa del 2018 al 2022, 4 anni dopo, nel vincere uno scudetto, facendoci stare zitti un po', perché comunque se a noi porti un trofeo, se ci porti un trofeo, noi stiamo zitti. Un trofeo come un campionato vinto in quella maniera lì, insperato anche, noi ci stiamo anche zitti. Poi da lì, nonostante anche su Elliot io li odiavo a morte proprio, perché io nel calcio non riesco ad avere rispetto per l'avversario, non riesco. Quindi, una volta vinto questo scudetto, passiamo di mano a un altro strozzino deficiente, ebete, che praticamente lui vuole venire in Italia a spiegare il gioco del calcio agli italiani, o meglio, vuole spiegare, dal punto di vista aziendale, come mandare avanti delle squadre che comunque europee, non italiane, europee, col suo modo, con l'algoritmo, con il Moneyball, il famosissimo Moneyball. Molti ci eravamo posti dei dubbi. Ebbene, questi dubbi qua si sono chiusi ieri sera. Si sono chiusi ieri sera, dove sì, c'è purtroppo una squadra che a me non. Dire che ha debiti, insomma, se debiti, a me sbatte proprio il cazzo. A me mi sbatte proprio i coglioni di dire che questi qua c'hanno i debiti. Cioè, li vorrei avere io i debiti se dovessi vincere un derby, una stella in faccia agli altri con i debiti. Ma dove devo firmare? Dove cazzo devo firmare? Dove devo firmare? Ditemi dove devo firmare, che oggi veramente sbrocco. Dov'è che devo firmare? E non voglio sentire più nessuno dire questi qua c'hanno i debiti. Dove? Dove devo firmare? Con quale sangue? Con quale sangue? Mi sono calmato. Scusate, ma il nervosismo di ieri sera, non avendo visto la partita, poi dopo fischio della fine della partita, sentire già tutti i clacson, io veramente.
Veramente è stata una nottata veramente difficile, credetemi, difficile, veramente, veramente difficile, continuerà a esserlo, è una giornata stra difficile perché già stamattina ne ho visti tanti, ne ho visti tanti con questo bolide, con questo barca che ho, veramente avrei voluto, avrei voluto tirare dritto, avrei voluto tirare dritto. Quindi il cerchio, insomma, si è chiuso ieri sera, giustamente. Scusate questa parentesi, ma veramente oggi rischio veramente che spacco con la testa il finestrino. Si è chiuso ieri con l'umiliazione più grande, raga. L'umiliazione più grande di tutti. E l'umiliazione l'ho vista negli occhi di quel bambino. Ecco, quel bambino lì, quel ragazzino lì, veramente vi deve levare tutte le ore del sonno che vi restano da qui fino alla fine dei vostri giorni. Prima di chiudere gli occhi vi deve arrivare come si dice, in testa quell'immagine lì e non vi deve far dormire più per il resto dei vostri giorni. Ma non vi deve far dormire più. E io a quel bambino mi dispiace, però gli vorrei dire, per quanto possibile, gli vorrei dire, non hai nessuna colpa, l'unica colpa che hai è che sei nato nell'era sbagliata. Sei nato nell'era sbagliata, noi più grandi, per quanto possibile, te lo possiamo raccontare quello che sono quelli là. Quelli che comunque continueranno ad essere, però negli ultimi 10 anni diciamo che è giusto dire anche che si sono ribaltate le cose, ragazzi. Si sono ribaltate, noi siamo diventati loro. Siamo diventati loro 10 anni fa. Purtroppo è così. È una presa di coscienza. Io la presa di coscienza ce l'ho avuta da molto tempo. Da molto tempo. Da quando, guarda, il punto dove ho visto che non si voleva sfondare proprio. È da quando non hanno voluto rinnovare Maldini subito dopo aver vinto lo scudetto, quindi il 1° di luglio del 2022, credo. O il 1° di giugno, adesso non mi ricordo bene queste date qua, non me le ricordo, ma si è tirato avanti quando questo qua ti aveva portato Salemakers, Brahim Diaz, Kalulu e ti ha fatto vincere uno Messias e ti ha fatto vincere uno scudetto. E no, c'è stato quel momento dove no, però con Elliot ci sono dei dissidi, ma dove ma io da lì in poi ho capito che da qui sopra, perché eravamo campioni d'Italia, così, così impicchiata proprio, a me impicchiata, impicchiata proprio, io da lì l'ho capito subito. Quello forse è stato proprio il punto di partenza che ci ha portato a questo qua, a questa situazione qui, che ci ha portato a ieri sera, ci ha portato a ieri sera. Io a quel bambino lì veramente lo abbraccerei forte, è l'immagine più brutta e più triste di questa stagione sicuramente. Perché quello ha rappresentato. Quell'immagine lì ha rappresentato veramente, veramente milioni di tifosi. Sorriso più amaro non potevo farlo, ragazzi. Io non. Non riesco a capire come faccia il Milan ad essere arrivato così in basso. Non ce la posso fare. E faccio veramente fatica, nonostante lo sfogo. Però penso di essere stato il più lucido possibile. Io non, in questo momento, guarda, mi è passato in mente quell'immagine lì del bambino proprio. È una cosa che mi fa male. Quella roba lì mi fa male. Quella roba lì mi fa male. Ora io dico, da dove si può ripartire in questi momenti qua? Si deve ripartire per l'ennesima volta da zero, ragazzi. Ogni anno per il Milan è l'anno zero. Ogni anno è l'anno zero. Ora andrà via questo, andrà via quello, andrà via l'allenatore e si ricomincerà da capo. Andrà via Furlani, io mi auguro che vada via Furlani, io mi auguro, perché poi ieri si è presentato davanti ai microfoni. Complimenti all'Inter, vorremmo essere noi al loro posto. Allora, innanzitutto sappi che tu sei di Milano, anche se sei anche milanese, a Milano i tifosi si odiano. Tra Inter e Milan c'è odio, non c'è nessun rispetto, non c'è nessun cazzo di rispetto, c'è odio, basta fare i finti moralisti, c'è odio, io non li posso vedere in un mondo che io, in un mondo mio quelli non dovrebbero esistere. Quindi complimenti di che cosa? Che cazzo di complimenti fai? Che complimenti fai? Che complimenti fai? Complimenti non esistono, hanno vinto lo scudetto, bravi, basta, basta, ma non complimenti, non complimenti. Non complimenti.
e non ti sei presentato contro la Roma e ti presenti ieri sera dopo che ci sono quelli che festeggiano. Tu hai perso lo scudetto in casa, hai perso la stella, non è che hai perso lo scudetto in casa, hai dato lo scudetto a loro, hai consegnato la stella a loro e lì ti presenti e dici queste troiate qua. Tu sei un coglione, sei. Tu sei un coglione, fatelo dire che tu sei un coglione. Ti dovrebbero mandare via a calci nel culo, a calci nel culo. Altra cosa per la Curva Sud, perché io parlo di tutti, a me non me ne fotte un cazzo, io quando prendo voglio ci vado in Curva Sud, perché nessuno me lo proibisce, punto numero uno. Questo, partiamo da sto presupposto qua, che molti dicono che sono intoccabili, ma io ieri ho sentito dire i nostri tifosi sono stati magnifici, ho capito, ma anche quello è come lo scudetto del bilancio, lo scudetto del tifo, non lo voglio, non lo voglio! Dopo ieri si doveva andare a casa Mina a tirare i sassi! I sassi! I sabbo, dobbiamo mandarli via questi, oh! Dove cazzo dobbiamo arrivare ancora? Quanto cazzo di barile dobbiamo raschiare ancora? Quanta merda dobbiamo mangiare ancora? Fuori da casa Mina a tirare i sassi! Siete voi quelli che ci rappresentate, dove cazzo siete? Basta che cantate, non me ne fotte un cazzo dello scudetto del tifo, lo capite sì o no? Lo capite sì o no? Poi succedono ste cose qua, no, voi basta che cantate, non me ne fotte un cazzo, è per quello che io non ci vado più in curva, perché voi pensate solo a cantare, quando si devono fare i fatti i macelli, non ci siete mai, non ci siete, mai, non ci siete mai, mai, poi dopo... vedo dei post, grazie di tutto mio, ma grazie di tutto che cosa? È un anno e mezzo che se ne deve andare a fare in culo quello lì, fuori da casa Milan, fino a quando quello non prende e se ne va, lui è quel maiale di merda, che ieri sera era lì in tribuna, finita la partita cosa avrà fatto? Ha preso il suo cazzo di jet e se n'è tornato in quel cazzo di Stati Uniti, là se n'è tornato, perché non gliene fotte un cazzo, ancora! Dobbiamo mettere a suo quadro, lo dobbiamo mettere quella cazzo di piazza lì, di casa Milan. La dobbiamo mettere a suo quadro, fino a quando questo non ci caccia, ci deve vendere. Dallo sfinimento ci deve vendere. Basta! Basta sempre far finta di niente. Lo scudetto del tifo è la cosa ancora più obbrobriosa dello scudetto del bilancio. Mi sono rotti i coglioni, mi sono rotto. Avete capito o no? Mi sono rotto il cazzo. Quanta cazzo di merda dobbiamo mangiare ancora per far sì che qualcosa succeda? Cazzo! Basta, veramente, che sennò veramente oggi già ne ho dette troppe. Fammi andare a lavorare, va. Non vi dico neanche iscrivetevi, mettete like, fate quello che volete. Ciao a tutti.